Ciao ragazzi, eccoci già al quinto episodio di questa fantastica serie 3 minuti tech. Sono felicissimo dei commenti che mi avete fatto. Sono ancora più felice che questi video vi possano servire per migliorare il vostro setup dalla bici, che poi vi servirà per sentirvi molto meglio quando andrete a ridare. Quindi continuate a seguire, continuate a supportare il canale, andate a vedere gli altri video per non perdere neanche uno, attivate la campanella. Ma noi incominciamo con l'argomento di oggi, un argomento molto molto importante, forse secondo me tra i più importanti che ci sono sulla bici. Non sto parlando di sospensioni, ma del nostro punto di contatto col terreno, ovvero le gomme e la loro pressione. Vai con la sigla. Ok, come sempre non perdiamo tempo e facciamo partire il cronometro. Ok, come detto prima, le nostre gomme e soprattutto la loro pressione sono il nostro punto di contatto tra la bici e il terreno, quindi è una cosa molto importante da non sottovalutare mai, e andiamo nello specifico ad analizzare un po' di cose. Allora, intanto la gomma, io uso in questo caso delle Maxxis, ho il Minion DHR2 e una Segai al posteriore, però di solito il mio setup è Minion DHR2 davanti e dietro, sempre DH casing. Questo mi consente di avere una gomma bella solida, toccare veramente poco il cerchio e avere una spalla che comunque mi sostiene quando spingo nelle curve. Non uso al momento nessun inserto né davanti né dietro, un po' per praticità ma anche un po' di feeling. Praticità perché, come vedremo dopo, la pressione è importantissima, e con gli inserti e il liquido molte volte si va a tappare una valvola. Mi direte, sì, si può stappare, però in campo gara, quando si è magari un po' di fretta e bisogna fare la pressione precisa prima di andare su per la gara, e avere la valvola bloccata direi che è molto grave. Altra cosa è il feeling, perché capite bene che senza inserto la gomma lavora molto di più, in quanto c'è molta più aria dentro, e il feeling di una gomma che lavora è molto ripetibile da una run all'altra, quindi non cambia, e ci ho fatto molto bene l'abitudine. Quindi preferisco una cosa sempre costante, e quello che cambia sarà il mio atteggiamento alla guida e non il comportamento di un inserto piuttosto che un altro. Ma veniamo al succo di questo video, ovvero la pressione. Se c'è una cosa davvero importante che dovete non sottovalutare mai, è sapere a che pressione state girando. Non sto scherzando, perché un minimo cambiamento di pressione da una run all'altra, o comunque da una giornata all'altra, vi farà sembrare la bici totalmente diversa. Quindi è inutile fare regolazioni sofisticatissime sulle sospensioni, alzare o abbassare il manubrio, piuttosto che montare flat o gli agganci, se poi girate un giorno con due davanti e il giorno dopo con 1,5 perché la gomma si è sgonfiata. Quindi a parer mio i migliori 20-25 euro che potete spendere su una bici sono, signori, per un manometro. Io vi consiglio questo qua della Topic, è fantastico perché la batteria dura un sacco, è sempre preciso, non ha le cifre dopo la virgola se usate i bar, ma vi spiegherò dopo un piccolo trucco per andare ancora più sul fino, sul preciso. Però mi trovo davvero bene, ve lo straconsiglio, trovate qua sotto il link in descrizione. E la cosa bella è che potete fare pressioni con diverse unità di misura, e potete switchare sia da valvola piccola che a valvola grande. Ma Francesco, qual è la pressione giusta? Quale pressione devo mettere? Qual è? Dicela. Purtroppo non c'è una pressione giusta per tutti. In realtà, come sempre, la pressione dipende da tante cose: dal peso del rider, dallo stile di guida, dalla gomma che abbiamo, dalle condizioni atmosferiche o della pista. Quindi, intanto io non posso avere la stessa pressione di uno che pesa 20 kg in più di me. Capite bene che la forza, il peso applicato alla gomma sarà maggiore, quindi di per sé dovrà usare una pressione leggermente maggiore. Poi, se c'è bagnato, si tende sempre a sgonfiare un pochettino per far aderire di più tutta la gomma, tutta la carcassa della gomma per terra, al terreno, e avere più grip possibile. Oppure, a diverso stile di guida, corrisponde una diversa pressione, perché io guido abbastanza pulito, difficilmente rompo cerchi o comunque guido sporco nelle pietraie, ma ci sono molti altri rider che vanno comunque fortissimo, che guidano un po' più sporchi, e quelli preferiscono usare una pressione maggiore per salvaguardare un po' le loro run, i loro cerchi, le loro bici comunque. Quindi è molto molto importante che voi troviate una vostra pressione. Io adesso vi dirò la mia, però è molto importante che vi troviate la vostra, e soprattutto che la ripetete ogni volta che andate a girare. È proprio per questo che serve il manometro. Ogni volta che andate a girare dovete avere la stessa pressione, o comunque sapere che pressione avete dentro, perché altrimenti qualsiasi altra regolazione o cambiamento che fate sulla bici non sarà preciso e ripetibile. Anzi, la diversa pressione che ha la gomma può essere proprio la causa di una vostra sensazione differente, piuttosto che un rebound più chiuso di 3 click. Quindi, per fare la pressione è semplicissimo: svitate il tappino,
svitate la prima valvolina, accendete il manometro, guardate con che unità di misura è settato e poi semplicemente inserite, aspettate un secondino e tirate fuori. 23 PSI. Come vi dicevo prima, questo manometro legge diverse unità di misura, PSI, bar o chili per centimetro quadro. Se usate in bar vi dirà soltanto la prima cifra dopo la virgola, quindi non due cifre, per esempio in questo caso 1.5. Ma, come vi ho detto prima, un trucchetto per essere più precisi è usarla in PSI. Subito bisogna prenderci un po' l'abitudine, bisogna ricordarsi più o meno a che pressione si gira, però avrete uno 0,5 in più di precisione. Infatti 1,5 PSI sono sia 23 sia 22, quindi 23 PSI corrisponderanno a 1,55. In questo caso sono molto più preciso perché io voglio la pressione a 1,55 e la setto a 23 PSI. Dietro invece la uso un po' più dura, a 26 PSI, che corrispondono più o meno a 1,75, quindi un po' più dura, un po' più di aria dentro per le pietraie o comunque atterraggi dei salti. Indubbiamente la ruota dietro prende più colpi e c'ha più peso sopra. Ormai tutti noi usiamo gomme tubeless, quindi senza camera d'aria dentro, ma con il lattice ovviamente, e una cosa negativa del lattice è che purtroppo spesso va a tappare la valvola, sia il tubo interno sia proprio il meccanismo della valvola. Un piccolo tips, ma molto molto utile per tenere sempre la valvola libera e senza lattice, è quando montate la valvola spruzzare un po' di olio o un po' di WD-40 comunque dentro il tubo e intorno alla valvolina. Questo renderà la valvola sempre libera dal lattice, in quanto il lattice non si riuscirà ad attaccare all'interno del corpo della valvola, e questo vi consentirà di fare la pressione delle gomme senza problemi, senza impedimenti del lattice. Capite bene che durante una gara, in un weekend di gara, poco prima della run, fare la pressione e trovare la valvola intasata non è il massimo. Quindi, primo consiglio quello, tenere sempre libera e pulita la valvola. Secondo consiglio, fare sempre la pressione. E terzo consiglio, seguire questo canale. Un altro video tutorial si è concluso, un altro 3 minuti tech è arrivato alla sua conclusione. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se c'è un altro tips, un altro tutorial che volete vedere, e soprattutto su quale argomento volete vederlo. E non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!